Allora, un grande augurio agli amici di Romina 24 che ricominciano a fornire un servizio essenziale come quello dell'informazione. Ricordiamoci che l'informazione è alla base di tutto, la comunicazione è un'opportunità e una modalità per creare nuove opportunità. Un grandissimo in bocca al lupo agli amici di Nor Milano 24 che finalmente riaprono e possono informare con grande professionalità i nostri cittadini. Un grazie di cuore a tutti coloro che si sono impegnati e si sono spesi per questa nuova missione. Ritorna rinnovata Nord Milano 24, che certamente saprà essere uno strumento di informazione per il territorio. La Fondazione Paganelli augura buon lavoro e garantisce che sarà sempre al suo fianco per fare conoscere a tutti ciò che la Fondazione stessa ha fatto per il territorio di Cinisello Balsamo e quello che saprà fare nel futuro. Grazie e da tanti auguri. Ciao a tutti, sono Roberto Cammarelli, sono qui a Minsk ai Giochi Europei per dare il mio saluto a Nord Milano 24 per un nuovo inizio e magari con l'auspicio che parlerete presto del pugilato e magari anche di me. Ciao a tutti, buon lavoro, buono sport! Torna online Nord Milano 24 e anche da parte di Sesto San Giovanni un augurio di buon lavoro. La necessità di avere la diffusione delle notizie di tutto quello che succede nei nostri territori è importante. Sicuramente la vostra professionalità sarà in grado di raggiungere più persone possibili con tutto quello che succede da noi. Grazie e buon lavoro! Ciao Nord Milano 24, siete una bellissima realtà che si occupa di informazione sul nostro territorio. Avanti così! Ciao da Cusano Milanino! Mi aggiungo a tutti coloro che vorranno fare gli auguri a Nord Milano 24 che riapre il blog, a tutto il lavoro che riuscirete a fare. Mi sono convinto col passare del tempo che abbiamo sempre più bisogno di pluralismo, di servizi giornalistici, soprattutto sul territorio. Il territorio ha bisogno davvero di diventare di nuovo un laboratorio per non lasciare la politica centrale come unica protagonista della vita del nostro paese. I territori sono davvero un presidio fondamentale. Io credo anche un esercizio di realtà per la politica e per tutti un luogo importante dove i problemi non vengono semplicemente così eccitati, devono essere affrontati. E quindi buon lavoro a tutto il lavoro, e anche se non siete ancora con lo staff a piena formazione, auguri a chi fa da pioniere parte e quindi prepara anche il posto a chi si aggiungerà fra qualche mese. Buona ripresa, vi guarderemo con tutti con grande interesse e passione per quello che riuscirete a fare. Bocca al lupo. Un caloroso saluto a Nord Milano 24 per la rinascita e per un proficuo proseguo nel tempo, che l'informazione, essendo un'informazione molto molto importante, e sappiamo in che mani è. Cioè, noi abbiamo avuto esperienza precedente e devo dire che garantirete sicuramente una buona informazione sul territorio. La cooperativa Nostra Casa è presente sul territorio dal 1911 e quindi 108 anni di storia che ci ha visto impegnati principalmente nel sociale. Rinnovo veramente gli auguri, tantissimi auguri, perché io personalmente poi credo nella vostra attività. Un saluto a tutti i ragazzi di Nord Milano 24, in bocca al lupo per questa nuova avventura, ci vediamo presto sui campi. Un saluto a Nord Milano 24 e a tutti gli amici che si stanno lanciando in questa nuova avventura. A Cinisello Balsamo e in tutto Nord Milano servono una voce che racconti le bellezze di questo territorio quanto possibile. Allora, un bocca al lupo davvero e buon lavoro. Apprendo con piacere che il giornale Nord Milano 24 riprende la propria attività dopo un periodo di sosta. Questo coincide con i festeggiamenti della cooperativa Armando Diaz, quest'anno fanno 20 anni di propria attività sul territorio. Auguro a entrambi un proficuo lavoro e un futuro e attivo coinvolgimento nel campo sociale.
La Stella Azzurra 56 dell'Oratorio San Luigi fa l'in bocca al lupo a Nord Milano 24 per questa nuova avventura. Speriamo che possiate un attimo seguire i nostri risultati, le nostre storie e anche il nostro nuovo campo sintetico che da settembre sarà qui in oratorio. In bocca al lupo e seguiteci. Sono Alessandro Pozzi, direttore della Santa Caterina di Sesto. Sappiamo che la comunicazione è la cosa più importante del mondo. Pensiamo a una comunicazione veramente umana, oltre le chat, ma davvero un rapporto dove ci guardiamo negli occhi, e spero che Nord Milano 24 sia una di queste cose. Buongiorno, sono Flavio Peserico, presidente del Centro Culturale Arca di Sesto San Giovanni. Nord Milano 24 ha ripreso le pubblicazioni ed è online. È una voce importante del nostro territorio. Buon lavoro e bentornato. Ciao, sono Alessandra Iosa, consigliera comunale a Sesto San Giovanni. Faccio un in bocca al lupo a questa nuova testata online, sperando che comunque possa essere di aiuto per tutto quello che va comunicato ai cittadini e vogliamo far sapere ai cittadini sulle varie realtà di Cinisello e di Sesto. Ciao, sono Giovanni Scognamiglio, presidente dell'associazione Città 6. Volevo fare un nuovo augurio per questa nuova avventura di Nord Milano. Grazie mille.